che noi abbiamo chiamato questo nostro workshop, questo gruppo di lavoro e anche questo progetto, l'Isola del Tesoro, che è naturalmente il titolo del libro di Stevenson, ma che ha un riferimento abbastanza diretto al fatto di voler trasformare una delle isole industriali di Marghera in una parte di città. Venezia è una città arcipelago, cioè fatta di isole, fatta di relazioni fra cose diverse. L'idea di aggiungere al sistema di relazioni esistente una nuova isola e quindi di trasformare un'isola industriale che oggi non funziona più in una parte di città, in questa di città, ci sembrava una operazione giusta, significativa, e questa parola tesoro vorrebbe alludere al fatto che in ogni caso ogni parte di città è un'isola del tesoro, cioè c'è tutta la vita che c'è nel romanzo, nel bene e nel male, e c'è anche ogni giorno la ricerca di un tesoro in tutte le città del mondo, accade questo. E quindi ci sembrava che questo titolo, l'Isola del Tesoro, potesse anche unire gli studenti fra di loro. Mi pare che abbiano capito che si trattava di costruire una parte di città preziosa, naturalmente non autosufficiente, però qui ci sono, in questa città ci sono delle cose, c'è un teatro, c'è una chiesa, ci sono altre cose che sono su quest'isola ma che dovrebbero interessare a tutta la città, a tutte le altre isole, insomma. Questo teatro dovrebbe essere il teatro dove si viene, come dire, a vedere le cose anche da altre parti della città di Venezia. Quindi è una città, è una parte di città che si deve relazionare, come dicevamo, con le altre. Ecco, poi la cosa forse bella, adesso ne parleranno anche loro, i miei collaboratori, è che questa, la complessità, diciamo, di questa piccola città è tale che ha permesso a un collettivo di studenti di occuparsi ognuno di una cosa, però all'interno di questo disegno unitario che hanno condiviso fin dall'inizio, su cui ci siamo un po' accordati tutti, erano tutti d'accordo nel costruire questa cosa collettiva, per cui gli studenti si sono poi responsabilmente occupati, chi del teatro, chi della chiesa, chi di queste due torri di cui parlo dopo, chi delle case, chi dei mercati, chi del ponte, insomma ognuno si è preso un tema che poi è un tema della città e l'ha approfondito cercando di dargli le dimensioni appropriate, di dargli una figura architettonica che potesse, come dire, essere adeguata, no, al luogo in cui si collocava, stabilire rapporti con gli altri edifici, insomma, per cui poi ognuno ha fatto dei modelli in scala più grande delle loro parti. Qua vediamo questa cosa divertente, no? È abbastanza inusitata, no? Non è facile incontrare una forma di questo tipo, la cui derivazione però per chi si occupa di architettura è evidente, no? È una scena teatrale, viene dal Teatro del Palladio di Vicenza, però è, come dire, tolta dal Teatro del Palladio, ingrandita, costruita in se stessa come una grande, come una scultura che poi è collocata dentro il parco. Ma sì, io però voglio fermarmi qua perché voglio che parlino anche i miei collaboratori, amici,
il procedimento è sempre stato quello di partire da dei riferimenti, no? Siamo partiti sempre da dei riferimenti, a partire dal tessuto urbano, che è il riferimento, abbiamo preso da riferimento nello specifico l'isola di Chioggia, no? Che ha un tessuto urbano molto compatto, con dentro degli spazi pubblici e degli elementi monumentali che si possono ben individuare soprattutto nella parte centrale. Abbiamo ricostruito secondo una anche gerarchia tra le parti differente, reinterpretata, e all'interno di questo abbiamo individuato quelli che erano degli edifici che avevano l'occasione di essere studiati in maniera più approfondita, partendo da dei riferimenti che abbiamo, come dire, cercato di selezionare per il loro carattere che potesse funzionare all'interno di questo tessuto urbano, a partire dalle residenze, dalle torri, le chiese, il ponte, la torre singola, i teatri, gli asili, nel senso che abbiamo una serie di tavole poi che raggruppano un modo di costruire questi edifici che sia espressione dell'edificio stesso, ma che sia anche adatto alla localizzazione che noi abbiamo individuato. E con gli studenti, analizzando un po' questi edifici, si sono trovati quei punti di partenza per poi sviluppare ciascuno il proprio progetto in maniera anche abbastanza coerente col carattere del riferimento. E poi c'è Venezia, c'è l'acqua, la laguna, per cui anche all'interno questa complessità urbana dei luoghi della città ci sono delle variazioni possibili legate alle relazioni che i singoli edifici hanno con i luoghi, con l'acqua, con il modo di costruire le piazze, anche all'interno delle case che sembrano, che sono ordinate da uno stesso sistema costruttivo, ci sono delle variazioni, perché c'è la casa che faccia sull'acqua, la casa che faccia sulla fondamenta, la casa interna al sistema, la casa che dà sulla campo, e quindi le tipologie si modificano anche in relazione al luogo, che così come si modificano le torri quando sono in un punto verso la laguna oppure verso la parte industriale, insomma c'è questa, diciamo, interesse del rapporto, della relazione sempre tra il senso dell'edificio, il suo carattere, la sua tipologia e la qualità dei luoghi che gli edifici stessi costruiscono, da cui assumono poi indicazioni e carattere stesso. Poi c'è il parco, il sistema del parco che abbiamo cercato di disegnare con l'acqua, con gli edifici pubblici al suo interno, la relazione tra il parco, che è una sorta di altra isola separata rispetto alla parte costruita di questa nuova piccola parte di città, il bosco, i canali che entrano. Ecco, c'è questa ripetizione, no, delle case attraverso il loro principio fondamentale, che è quello appunto di essere contenute fra due muri, come tutte le case a schiera, tutto il tessuto veneziano, eccetera. Però poi all'interno di questi due muri avete fatto delle varianti, no? Ci sono delle varianti, ci sono delle case più piccole che hanno solo una piccola corte, ci sono case più grandi che hanno oltre la piccola corte dei giardini, ci sono giardini che affacciano sull'acqua, insomma, riprendendo molti dei caratteri della Venezia storica, quelli più affascinanti, più straordinari. Io trovo che il rapporto con la storia è bello per quello, perché ci permette di riprendere, di ricollegarci alle cose più, le cose migliori della storia, no? Di esaltare queste caratteristiche di questa città. Dunque, qua c'è Venezia. Qua, io sono Venezia, cioè qua c'è la Venezia storica, no? Anzi un po' più lontana, qua c'è la Venezia storica, per cui quelle due torri binate lì guardano Venezia e da Venezia si vedono quelle due torri, sono un po' il segnale, no? Sono un segnale della presenza. È la ragione anche perché abbiamo scelto quest'isola, che è quella affacciata alla laguna, che era quella da questo punto di vista più... Sì, è quella più vicina. Sì, arriva questa possibilità di stabilire la relazione più chiara e più evidente anche attraverso l'architettura con la Venezia storica, la Venezia tutta dei campanili. Quelle due torri segnano l'inizio di questa isola, l'inizio di questa parte di città che guardano Venezia, la Venezia vede le torri.
Questa invece è una torre legata, conclude questa isola, parte, è legata alla, a questo luogo, questo paesaggio industriale, dove voleva, vorrebbe essere legata anche come nei modelli dell'architettura, nei modelli della sua costruzione. Ed è collocata in questo punto che è molto interessante per la posizione, ecco, di vincolo di acqua, di sistema di acqua, una sorta di cerniera tra il canale dello storico, il canale industriale, tutti questi canali che servono la parte cultiva di Marghera. Quindi appunto sono una cerniera di tutto questo sistema, che stabilisce anche la distanza e misura queste isole, no? La lunghezza di quest'isola in altezza, nella sua, appunto, dalla parte più lunga. L'altro sistema di edifici pubblici che la misura nell'altro senso è quello costruito da questa parte, lungo questo asse che appunto dicevamo è l'asse costituito dalla serie di piazze che scavalcano le varie fasce dell'isola, attraverso un ponte importante che si conclude con un altro edificio pubblico che è la chiesa, di cui non abbiamo detto, ci sono due varianti di chiesa anche lì che forse possiamo spiegare, e dall'altra parte si conclude con l'isola del parco e i teatri. Ecco, spesso di questi edifici abbiamo fatto delle varianti, intanto per dimostrare che non c'è un solo edificio che possa, come dire, andare bene in un luogo, ma possono esserci tipologie diverse, e poi perché gli studenti si sono divisi, chi ha scelto una tipologia, chi ne ha scelto un'altra, e abbiamo fatto dei progetti diversi dello stesso tema, per cui abbiamo fatto due progetti della chiesa, due progetti del teatro, diversi progetti, come dicevo prima, delle case, eccetera. Perché se lei ha letto il libro di Stevenson, nell'isola del tesoro, c'è un mondo, proprio tutto dentro nell'isola, un mondo a sé, in cui c'è tutti i caratteri dell'umanità, ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ci sono le cose belle, le cose brutte, c'è questo tesoro da cercare, la conoscenza. Allora, siccome questa è un'isola che diventa una città, allora in questa città ci sono tutti gli elementi della città, della vita, delle persone, e quindi è una sorta di isola del tesoro, in cui anche qui si può cercare un tesoro.